Nel passato la Gran Bretagna era praticamente l'epicentro dell'orologeria, riconoscendo a Thomas Dampion come il padre dell'orologeria inglese, mentore, amico e socio di uno dei più famosi orologiai al mondo, George Graham, inventore geofisico e amante dell'astronomia. A lui si attribuiscono varie invenzioni che hanno migliorato l'orologio a pendolo. Inventò il pendolo a mercurio e il planetario. Inventò e migliorò tantissimi strumenti astronomici, realizzando oltretutto il quadrante murale per l'osservatorio di Greenwich nel 1742. Fu insegnante di Thomas Mudge, l'inventore dello scappamento ad ancora per gli orologi da taschino e che al giorno d'oggi possiamo apprezzare nella maggior parte dei nostri orologi da polso. John Harrison, che grazie all'aiuto di Graham inventò il cronometro marino, strumento che calcola la longitudine nel mare, permettendo alle navi britanniche viaggiare con migliore precisione in tutte le acque del mondo, e fu uno dei principali fattori che aiutò la crescita dell'impero britannico. Nel 1800 la Gran Bretagna produceva la metà degli orologi venduti nel mondo, circa 200.000 pezzi. Nel 1900 la produzione scese alla metà, seppure il mercato mondiale di orologi aumentò di milioni. Questo perché quando negli Stati Uniti si iniziò ad adottare la tecnica della catena di montaggio, creando prodotti con un ottimo rendimento e a basso costo, in Svizzera, seppur con una certa reticenza, capirono che per restare forti nel mercato dovevano implementare la stessa strategia usata dagli americani. Ma purtroppo la comodità di orologiai inglesi sottostimarono la forza della produzione di massa, prediligendo il lavoro professionale e romantico di manifattura e come risultato l'industria orologiera collassò. Per la Seconda Guerra Mondiale le forniture di orologi arrivavano principalmente da altri paesi, prevalentemente la Svizzera, con Longines, Omega, Jaeger-LeCoultre o Vertex, quest'ultimo con una forte connessione con il Regno Unito. Finita la guerra, l'industria prende un respiro, le case orologiere rimaste in vita finalmente ripresero impulso e addirittura alcune marche come l'impresa Smith ottennero appoggio dal governo britannico per riportare la qualità e lo spessore che purtroppo era andato perso, ma per un negozio che stava risorgendo ma ancora molto fragile, la crisi del quarzo, arrivata negli anni 70, tagliò completamente le gambe a un paese che fu un esempio di innovazione e tecnologia, e veramente poche sono le imprese che riuscirono a rimanere a galla. Finalmente, e soprattutto in questi ultimi 2 decenni, il mercato inglese sta riprendendo piede e si possono vantare brand che sono già ben posizionate e conosciute a livello mondiale. Le marche sono tantissime e in questo video vi proponiamo quelle che più hanno chiamato la nostra attenzione. Nel 1912 Claude Lyons crea la Dreadnoughts Watch Company, impresa fondata in Svizzera e che crea movimenti svizzeri ma assemblati in Gran Bretagna. Nella prima guerra mondiale inizia a produrre orologi per l'esercito e nel 1926 passa a chiamarsi Vortex. Nel 1938 Henry Lazarus, nipote di Claude, si incorpora nell'impresa e quando scoppia la seconda guerra mondiale si arruola con l'esercito inglese. Grazie a questa connessione, Vertex iniziò a somministrare orologi per l'esercito facendo parte del famoso Dorti-Dosen con il Vertex Cal 59. Nel dopoguerra torna a produrre orologi per il mercato civile, creando anche alcune linee diver negli anni 60, ma non riuscirono ad affrontare l'arrivo della crisi del quarzo e nel 1972 chiusero le porte dell'impresa, cessando completamente la produzione. Finalmente nel 2015 Don Cochareal, bisnipote di Claude, riprese in mano l'impresa, iniziando a ricreare il design di quei tempi con ovviamente una tecnologia moderna. Ogni anno la produzione è a un numero ridotto e gli orologi sono venduti a un numero ristretto di appassionati che non può comprare chiunque. Dent London, brand fondato nel 1814, iniziò a creare cronometri di precisione per la navigazione della Royal Navy dell'impero britannico. Nel 1814 creò il primo orologio astronomico per l'ammiragliato inglese e nel 1871 ottenne il massimo onore nel fabbricare l'orologio per l'Osservatorio Reale di Greenwich. Nel 1852 aggiudicò il contratto per la prestigiosa costruzione del Big Ben,
E finalmente nel 2008, dopo 40 anni senza aver più creato alcun orologio, torna a creare orologi da polso. Poche collezioni limitate e pochi esemplari che riprendono i modelli degli anni 20 e 30, le linee del Big Bang e bellissimi modelli dedicati agli edifici del ministero, e sono orologi creati con metalli preziosi e fatti a mano. I prezzi variano in base al modello, ma per farci un'idea, il Ministri in acciaio costa 7.850 dollari, mentre il modello oro rosa di 18 carati arriva ai 27.600 dollari. R. W. Smith. Prima di iniziare a parlare di questa marca, è più che dovuto un accenno a George Daniels, nato nel 1926 a Londra e scomparso nel 2011. Uno dei migliori orologiai della storia, restauratore di orologi e ammiratore ed esperto soprattutto per la marca Breguet, nel 69 costruisce il suo primo orologio da tasca, mentre nel 74 un tourbillon con doppio bariletto. Inventore dello scappamento coaxial, adottato da Omega per i propri orologi, e infine mentore appunto di Roger Smith, dove possiamo apprezzare nei suoi orologi, in ogni modello creato, il metodo Daniels. Situato nell'isola di Man e con un gruppo di sole 6 persone, Smith crea orologi di manifattura e al dettaglio per una quantità di 10-12 orologi all'anno, pezzi unici e fantastici con un prezzo di listino che parte dalle 120.000 sterline fino ad arrivare alle 250.000 sterline. Tra i vari modelli, uno speciale è sicuramente l'ultimo iniziato con George Daniels. Una serie limitata a 35 pezzi per commemorare il 35esimo anniversario dell'invenzione dello scappamento coassiale. Anordain, brand nato nel 2015, impresa scozzese con sede in Glasgow. Il primo orologio in vendita è entrato in commercio solo 3 anni dopo della fondazione. Questo perché i quadranti sono smaltati a mano e prima di trovare la formula perfetta hanno provato ben 168 smalti differenti provenienti da tutto il mondo e ci sono volute più di 4.000 ore di lavoro. Lavoro che consiste nel coprire il quadrante di bronzo con polvere di smalto e poi cuocerlo al forno. Per ogni orologio il processo è lo stesso e completamente manuale e la produzione è di 14-15 quadranti la settimana. Ogni colore è ispirato ai colori scozzesi e sono orologi che, oltre ad essere originali, hanno forte personalità. Montano per la maggiore sellita SW200, un diametro di 38 mm. La produzione di ogni modello è limitata a 300 pezzi, hanno una garanzia di ben 5 anni e il prezzo si aggira tra i 1.300 e i 1.800 dollari. Garrick, brand fondato nel 2014 e specializzato nell'orologeria storica inglese, prendendo spunto soprattutto dagli orologi da taschino. Tutti gli orologi sono di manifattura e in quantità limitata, e in alcuni casi di manifattura anche il movimento. Incredibile l'attenzione nei dettagli, a prescindere dal modello o il prezzo dell'orologio. La collezione S6 disponibile nel 2023 la trovo bellissima. E come l'S4 si può scegliere il quadrante con la tecnica guilloché o no? Stiamo parlando di un prezzo di 6.400 sterline o 7.400 con guilloché. Per alcuni modelli si vendono solo sotto prenotazione e il tempo di attesa può arrivare sino a ben 40 settimane e il costo tocca le 20.000 sterline. Incredibile come in solo 8 anni siano riusciti a creare una marca così esclusiva e raffinata. Ci si può perdere nell'osservare e gustarsi ogni singolo dettaglio, sia del quadrante, la propria cassa e ovviamente i movimenti che sono pura magia. Bremont. I fratelli Nick e Giles English fondarono nel 2002 Bremont in onore al padre veterano della Royal Force e amante dell'orologeria. Grazie a un'esperienza nell'aviazione, dedicarono sin dal principio degli orologi adatti all'aviazione militare, così che i primi prototipi furono sottoposti a cadute libere, congelamento, incidenti o espulsioni dai sedili degli aerei militari. I primi modelli furono accolti sia dal mondo dell'aviazione che dagli appassionati di orologeria con grande entusiasmo. Ogni orologio
È creato al dettaglio, come ad esempio quello per l'ambulanza aerea di Londra. E non possono ovviamente mancare i GMT e le ore del mondo. Finalmente, uscendo un po' dal mondo dell'aviazione, ampliano le nuove collezioni con i diver, creando orologi belli esteticamente, tecnicamente all'avanguardia, robusti e con modelli che possono arrivare sino a ben 2000 metri. Incredibile come sin dai primi modelli hanno creato una propria identità riconoscibile in ogni collezione e a oggi, solo 20 anni dopo la fondazione, è la compagnia di orologi più grande d'Inghilterra. Chapeau! Cabot Watch Company, fornitori da più di 50 anni per la forza armata britannica, per questo a volte chiamata British Army Watch. Tutti i modelli sono provvisti di cinturini militari, una robusta custodia e con un quadrante facile da leggere. Può essere un'ottima alternativa ai field watch classici, e quindi per chi appunto vuole uscire dai soliti brand, ma comunque affidarsi a orologi militari non solo per il design, ma anche sono usati effettivamente dall'armata britannica. Tra i modelli al quarzo, automatici e meccanici, i prezzi si possono aggirare sulle 14 sterline. Sul quarzo forse i prezzi fanno storcere un po' il naso, ma con i calibri automatici stiamo parlando di prezzi realmente interessanti. Rotary, fondata nel 1895 da Moisés Dreyfus in Svizzera, e da subito il mercato inglese divenne il più importante per la compagnia. Nel 1940 diventa fornitore ufficiale dell'esercito britannico. A oggi, con sede in Inghilterra, continua a fabbricare orologi in Svizzera, ma con pezzi e movimenti provenienti dalla Cina e il Giappone per riuscire a contenere i costi. Le collezioni proposte sono svariate e dirette a un vasto pubblico: orologi eleganti, di forma, sportivi, casual. Decisamente quello che ha spopolato negli ultimi anni è lo Scuba Super 7, con un bellissimo design, eccellenti colori e a un prezzo di 600 euro nelle pagine web, ma che si trova facilmente su Amazon o eBay sotto i 300 euro. Mr. Jones, brand nato nel 2007. La loro visione la trovo fantastica, ogni pezzo è pura magia. Possono essere quadranti simpatici, allegorici o che raccontano semplicemente una storia. L'ora non è assolutamente intuitiva e i movimenti sono per la maggior parte al quarzo, anche se vendono pure orologi con movimenti automatici o meccanici. E questo brand sta realmente avendo tantissimo successo, sicuramente tra i giovani, presentando orologi curiosi e colorati, e un po' come Swatch negli anni 90, anche tra gli appassionati di orologi possiamo trovare tantissimi entusiasti con questo brand. Seppur non offre le caratteristiche basiche che si cercano in un orologio, stiamo comunque parlando di un brand che a ogni uscita di un nuovo modello, soprattutto di edizione limitata, tutti nelle prime ore dal lancio. Il mio preferito, Mare Adesso, creato per il disegnatore Matteo Girardi, quindi un nostro connazionale. Un orologio bello, estivo e con un messaggio importante, che è quello di rispettare l'ecosistema marino, che è bello sì, ma molto fragile. Christopher World, fondata nel 2004 da tre amici, affascinati dal mondo dell'orologeria. Muovendo i primi passi, chiesero informazioni a un amico ben collegato al mondo degli orologi di lusso. E scoprendo che la maggior parte delle case svizzere utilizzano componenti dello stesso fabbricante e oltretutto ottenendo dei margini di guadagno veramente altissimi. Così crearono un piano semplice e diviso in tre parti: vendere direttamente al cliente tramite il sito web, applicare un margine massimo di 3 volte il prezzo di fabbricazione e evitare costosi patrocini di celebrità che pregiudica il prezzo finale d'acquisto. A oggi Christopher War è brand riconosciuto in tutto il mondo, creando modelli anche per le forze armate dell'esercito britannico, come per esempio il nuovo Sandars Serie 2, e poi troviamo il classico Trident, che con il nuovo modello ha un diametro di soli 38 mm e, ragazzi, uno spessore di appena 11 mm. Montando il calibro Sellita SW201 e una resistenza all'acqua di ben 300 metri. Insomma, Christopher War, dove lo guardi e lo guardi, è un brand fantastico.
Fierce, fondata nel 1846 per Edwin Fierce, ed è la compagnia più antica della Gran Bretagna. Nella Seconda Guerra Mondiale, vari edifici dell'impresa furono distrutti o danneggiati, ma l'impresa riuscì comunque a rimettersi in piedi nel dopoguerra. Però, come tanti altri brand, anche in questo caso la crisi del quarzo arrivò prepotente e Fierce dovette chiudere le proprie porte. Nel 2016 il pronipote di Edwin decise di rilanciare la marca e come prima collezione lancia proprio il Rediff al quarzo, strizzando l'occhio al primo orologio creato dalla marca, ma poi arrivano i meccanici con le casse a cuscino che richiamano il design dei primi modelli da borsa degli anni 20 o nel caso del Brunswick crea orologi completamente di manifattura dove occorrono ben 4 mesi di lavoro per completarlo e nel caso di questo brand stiamo parlando di prezzi che partono dai 3.500 euro. Farer, fondata nel 2015 e che invita all'avventura e all'esplorazione, la fusione del design inglese, movimento svizzero e un'ispirazione ai modelli degli anni 50 e 60 hanno portato sin da subito a far apprezzare il brand in Inghilterra così come negli Stati Uniti e poco a poco facendosi conoscere nel resto del mondo. Ogni collezione la trovo realmente affascinante, con stile e soprattutto con personalità. Incredibile quello che sono riusciti a creare in così pochi anni e comunque si nota l'attenzione al dettaglio. I prezzi variano dai 500 euro per i cronografi al quarzo sino ai 2000 euro. Elliott Brown, fondata nel 2013 da due amici con l'intenzione di creare una marca adatta a uno stile di vita sportiva e avventuriero, creando innanzitutto orologi che devono essere resistenti. Gli orologi sono sottoposti a dure prove di resistenza e mentre altre case fanno le prove saltuariamente, in Elliott Brown si fanno su ogni singolo orologio. I modelli sono al quarzo automatici, tutti con il dettaglio della corona ore 4. Orologi sportivi, aggressivi, sicuramente robusti, ma forse che devono rinforzare la personalità per potersi distinguere rispetto alle altre marche. Zero West, fondata nel 2016, quindi anche in questo caso un'impresa giovane, ma che lavora con fondamento e con le idee chiare. La collezione motorsport è la più aggressiva e si presenta con modelli con la configurazione Bullet con movimento automatico Valjoux 7750. Poi troviamo i cronografi con configurazione classica o infine gli orologi solo tempo. Anche i modelli Aviator sono orologi veramente belli e si presentano con altimetro, cronografo o possiamo trovare anche orologi commemorativi. Banford, fondata nel 2016. È un'impresa riconosciuta per la personalizzazione degli orologi. Per alcuni un sacrilegio, come per esempio Rolex, che è contro qualsiasi tipo di personalizzazione, anche se proprio dai proprietari di orologi Rolex sono cominciate ad arrivare sempre più richieste. Il loro lavoro è così perfetto e professionale che ormai sono arrivati a personalizzare orologi esclusivi come Patek Philippe o Audemars Piguet. E nel 2017 divenne ufficialmente personalizzatore di marche come Zenith, Bulgari o Tag Heuer. Oltretutto il brand crea i propri orologi come il B347, cronografo con movimento automatico, il GMT proposto con tantissime configurazioni del quadrante, oppure ti dà la possibilità di creare il tuo proprio orologio. Amici, ci sarebbero ancora tantissimi brand da menzionare, ma come sempre cerco di non dilungarmi troppo con i video e in futuro, perché no, per i paesi che valga la pena, potrei magari creare una seconda parte. Un paio di curiosità prima di lasciarvi. La prima, Hans Wilsdorf e Alfred Davis. Fondarono nel 1905 a Londra la Wilsdorf & Davis, impresa che nel 1908 registrò Rolex come marca dei propri orologi e nel 1915 passò a chiamarsi Rolex Watch Company. Subito dopo la guerra si trasferì a Ginevra, in Svizzera, dove la troviamo tuttora. Il brand Graham 1695. Racconta che fu creata nel 1695 a Londra dal proprio George Graham e che nel 1995 il marchio fu ripreso per continuare la tradizione. Ma non c'è nessun documento che lega questa azienda a George e la data 1695 probabilmente si riferisce al primo pezzo firmato per lo storico orologiaio. Arnold Elson
È stata fondata anch'essa nel 1985 e non è assolutamente collegata a John Arnold. Tutte e due sono ottime imprese che fanno orologi eccezionali, ma sono completamente svizzere. Amici, spero che questo video vi sia piaciuto, che vi sia stato utile e interessante. E io come sempre vi saluto con un abbraccio e al prossimo video.